Miguel Bosé rema controcorrente. Miguel Bosé non ci sta. Lo sapete, vero, chi è Miguel Bosé? È figlio della grande attrice italiana che si chiamava Bosé. Bellissima Bosé, bellissima. Poi si sposò con un famoso torero spagnolo, fu un grande matrimonio. Da questo matrimonio nacque Miguel Bosé, poi la Bosé, non ricordo il nome, poi la Bosé si accorse che il marito torero le metteva le corna. Allora la Bosé diventò una furia, diede fuoco alla camera da letto, mi pare, cose lontane, eh. E ci fu un divorzio, non lo so. Comunque, Miguel Bosé è cresciuto, poi sempre colmito della sua mamma famosa e del suo papà famoso, è diventato anch'esso un attore importante. E relativamente al virus, dice che il virus non ci sta, non c'è il virus. A me viene in mente quando il nostro ex presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, disse: "Io non ci sto". Sì, famoso, perché Oscar Luigi Scalfaro stava per essere scalfito da un'inchiesta giudiziaria e lui in televisione disse: "Io non ci sto". E così Miguel Bosé non ci sta, dice, ma io la notizia l'ho letta, ve la metto con il link nel riassunto di questo video, dice che il virus non esiste. Forse si tratta di un complotto. Ma Miguel Bosé, i virus ci sono. Quest'anno, per esempio, non c'è stato quasi il virus, il celeberrimo virus influenzale, ma c'è stato quest'altro virus qua, quest'altro virus qua, il Covid-19. Fatto sparire probabilmente il virus influenzale, c'è stata una guerra tra i virus e c'è il Covid-19. Se tu, Miguel Bosé, seguissi la mia web TV on demand, io sto su YouTube, Miguel Bosé, capito? Io sto su YouTube, ci sto da tanto tempo, ci sto dal 2007, dal 2007, siamo nel 2021. Vedi tu, Miguel Bosé, da quanto tempo io, Serafino Massoni, sto su YouTube. E se tu sapessi, Miguel Bosé, che io su YouTube ho la mia web TV su YouTube, con quasi 15.000 iscritti, oltre 10 milioni, oltre 10 milioni di visualizzazioni, oltre 12.000 video, e tanti di questi video, a partire dal gennaio 2020, io li ho dedicati al Covid-19. Ma perché fai il negazionista? Perché? Perché vuoi essere un negazionista? Infatti lo sai che diceva Friedrich Nietzsche? Friedrich Nietzsche diceva: una delle condizioni essenziali dell'affermazione è la negazione. Ma perché neghi? Neghi per volerti affermare? Ma sei già affermato, Miguel Bosé, sei figlio di una grandissima attrice e di un celeberrimo toreador, matador, matador. Tu stesso sei un uomo di spettacolo, ti sei già affermato. Non c'è bisogno che tu ti affermi negando. Purtroppo il virus, c'è il virus. Non si vedono i virus, non si vedono. Forse tu dici che il virus non c'è perché non si vede, ma ci sono anche le cose che non si vedono. Lo diceva già Immanuel Kant. Immanuel Kant divideva la realtà tra fenomeno, ciò che appare, e il noumeno, e ciò che non possiamo conoscere. Il noumeno è ciò che sta dietro il fenomeno,
la fisica quantistica pure, la fisica quantistica che ti parla delle particelle subatomiche, subnucleari, i quark, la fisica dei quark. Sì, i virus non si vedono, ma ci sono, capito? Miguel Bosé, tu mi devi seguire su YouTube, Miguel Bosé, ricordati che tu non... Per affermarti non hai bisogno di fare il negazionista, sei già un personaggio molto affermato, ma pensa alla tua famosissima mamma, al tuo famosissimo papà, pensa alla carriera cinematografica e televisiva che hai fatto. Cosa ti vuoi mettere a fare il negazionista, Miguel Bosé? Dai, Miguel Bosé! Ah, la mamma, non mi ricordo con la mamma, dai, Miguel Bosé! Dai, cioè volevo dire che probabilmente tu, come figlio di un papà spagnolo e di una mamma, forse si chiama Lucia Bosè, e di una mamma italiana, forse conosci la lingua italiana. E allora entra subito in una bella libreria, compra la stirpe del serpente e così la smetterai di fare il negazionista, va bene? Ok, Miguel Bosè, a te e a tutti voi, cari amici, tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.